C'era sì, il campionato arriverà tra due settimane, ma insomma bisogna soffrire su ogni campo. Il gol del Casalbordino ha un po' cambiato gli scenari di una partita che però nel finale siete riusciti a rimettere in piedi. Sì, ma è normale, soprattutto in questo periodo io penso che sia normalissimo, vi dico quello che penso. Noi abbiamo fatto degli acquisti proprio in questa settimana e non potevamo chiedere di più da questa partita, però mi è piaciuto lo spirito perché andare sotto con una squadra importante non è mai facile, cioè nel senso che ti toglie delle sicurezze così, soprattutto in questo periodo. Invece ho visto una squadra che ha reagito bene, contro una squadra organizzata fisicamente ben messi, quindi sono contento della prestazione, al di là del risultato che fa bene, sono contento della prestazione e di quello che loro hanno fatto per questa partita e per questa maglia, sono contento. Una riflessione, insomma, nell'11 di partenza c'erano soltanto due novità oggi rispetto allo scorso anno. Ovviamente per vedere il nuovo Juno bisognerà pazientare ancora con tutti gli innesti, no? Ma proprio per quello che dicevo prima, si sono aggregati man mano, ma abbiamo diverse alternative. La cosa che mi fa piacere è la loro predisposizione, perché i nuovi si sono messi veramente tanto a disposizione. Secondo me non è un caso che pure chi è entrato oggi, se mi posso permettere, ha cambiato pure la partita. Oltre ai due che hanno giocato dall'inizio, io penso che complessivamente, e quelli considerando pure quelli che stanno fuori, complessivamente c'è una squadra che può dire la sua in questo campionato. Mister, un buon Casalbordino, soprattutto nel corso della ripresa, insomma, risultato probabilmente che vi penalizza oltre misura. No, come sai il calcio mi insegna, è fatto di episodi, alcuni episodi sono andati non nel verso giusto e questo ci deve dare stimoli forti, perché ce la siamo giocate alla pari, considerando la squadra che è veramente, veramente giovane. Ci siamo impegnati, abbiamo lavorato, abbiamo cercato di non far giocare Giulianova, che ha grossi giocatori, abbiamo cercato di ripartire in maniera, come dire, efficace. Niente, sono stati puniti probabilmente da due episodi, però nell'economia generale sono veramente soddisfatto e faccio i complimenti anche al Giulianova, perché ha una grossa compagine con tanti giocatori, quindi alla fine diciamo che in cuor mio magari mi sarei aspettato qualcos'altro, però è andata così. Andiamo a giocarcela al ritorno. Comunque è un test importante in vista dell'inizio del campionato e soprattutto Casalbordino è piaciuto molto nel corso della ripresa. Il gol del vantaggio ha probabilmente aumentato anche la vostra autostima. Esatto, per una squadra giovane probabilmente è aumentata l'autostima, è aumentata anche la voglia, è aumentata anche il crederci, è aumentata la voglia di magari correre un attimino un po' di più. Poi niente, appunto due episodi, gli episodi fanno parte del calcio, ci hanno penalizzato, però oggettivamente sono veramente contento, faccio anche i complimenti al Giulianova, naturalmente verremo a giocarcela, come è corretto che sia.